Sapete qual è il colmo per un cimitero? Tenere chiuso per lutto. Una coccinella entra in una farmacia. Scusi, ce l'ha una pomata per i punti neri? Ma non ridete? Adesso ve ne racconto un'altra. Ci sono due carabinieri che stanno passeggiando lungo la riva del mare. Il maresciallo dice all'appuntato: appunta! Che pesci sono quelli? Squali, squali, squelli. Qual è la differenza tra la fragola e l'elefante? Che la fragola c'ha il morbillo, l'elefante c'ha gli orecchioni. Ok, sì, noi siamo pronti qua, tu sei pronto? Partiti? Partito. Azione! Sì, che mi piace tanto, tanto e tantissimo. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Bella parola! Ma dai, Peccolata, o te vede l'orecchiatore rossi. benissimo, grazie! Prego! Nome, Sono Stefano. cognome, Bacciardi. età. 39. Da grande vuoi fare l'attore, no? Sì. Sì. Allora, perché lei ha la faccia da prete, mi piace, lei potrebbe fare il prete. Sì, Allora, però anche il chierichetto anche vuole. il chierichetto. Lei vuole fare il prete o il chierichetto? Voglio fare anche il chierichetto. Perfetto. Dottore, dottore, mi sento un cane. E da quando succede? Beh, da quando ero cucciolo. Ah, se può, mi chiesa. Ma, cioè, mi vuole sa raccontare qualche barzelletta che... Cioè, guarda come sono ridotti. Cioè, almeno... Lo dicevo con i pareri, con tutti, non si può. Vabbè, me ne vado. Lo sai che questo è un provino per gli Sì. attori? E lei vuole fare una parte in uno Sì. spettacolo. Immorto. Lei vuole fare il morto? Sì. Sa cantare? No. Sa recitare? No. Sa ballare? No. Cosa fa allora? Niente. Non si può mangiare panino in chiesa. Non si può mangiare panino in chiesa. Poi metto via. Facciamo così, immaginiamoci questa situazione. In chiesa, tu sei un amico dello sposo. Tutti gli amici maschi stanno aspettando la sposa che non è arrivata. Il prete è nervoso, lo sposo è triste. Mi sa che io ti vedo un po' giù di morale, Chi? ma perché sei giù di morale? Perché sei giù di morale? Perché sì. Purtroppo il matrimonio non si fa. Ci fa? No. Si fa, non si fa. Non credo che si faccia. Ma che è chi? La sposa non c'è. Te? No, no, è sparita. Sta ancora? No. E se n'è andata con un altro, cioè un amante. Ah.
E sei sicuro? No. Vieni, arriva, ma come andiamo, vieni. Ma? È andata a Vienna. No. È dovuta andare a fare un viaggio, no. Ha fatto la valigia. Ma io dico che è arrivata. No, è andata a Vienna. Ma Vienna è lontano. Mi l'ha detto, mi ha telefonato. Vienna è lontano, Vienna. È partita alle 20:30. Forse non è Vienna. No, no, lui ha detto di sì. Per lui c'è la sposa. Per lui. No, per lui non c'è. Per neanche lo sposo. Sì. Sono andati tutti e due alle 20:30. E dove sei, Dan? Sì, pizza, sì. Sì. Oh, ma cosa sta facendo? Via il panino. Sì. Sì. Ma cosa sta facendo? Sì. Via il panino. Via! Non si può. No. Cosa stai facendo? Perché questa sposa la mettiamo a posto. La sposa non viene. No, io dico che viene. La sposa non viene. Io dico che viene. Credimi. Che... No, tu no, mi no. Devi credere. Lo dico io. La sposa non viene. Io dico che viene. Io ti dico che non viene. Perché? Perché io me ne intendo. Ci mettono del tempo quelle donne lì. Perché si vestono, perché si guardano. Si... Ma dopo arrivano. No, no, no. La sposa non viene. Beh, ho messo a posto. Tira via, tanto non viene più. Sì, è via, panino, via! Le ho detto via il panino! Non si può, le ho detto! Oh! Così, così! Bene! Ha portato. No, aspetti, dove scappa? Ha portato anche un pezzo recitato? Sì. Ce lo fa sentire? Io sono Giulia Bulgarelli! Non te lo permetto di toccarmi così! Perché io mi incazzo come una iena! Te ne vai te, beh! Ti fai la tua roba e ti lasci. Beh, tu. In 3 secondi! Se a te lo sbatto in faccia la tua roba! Lei, nel film, che parte vorrebbe fare? È arrivata la sposa, è bellissima! Vai, andiamo. Intelligente. Wow. Tuo marito? Sì. E se non è intelligente lo sposi? No. E se è brutto? Masse! Come no? Perché? Ha detto di no, giusto. Ha detto di no. Perché ha detto di no? Chiedilo. Ah, perché è da pacchetto che è piccolina, da come ho capito. Ah, perché la Stefani è troppo... Per danni. Ah, tu Daniele quindi vuoi una sposa alta? Sì, da Gesù.
domani che tu sarai sposato, non potrai più fare e stare al computer tante ore e sarà a letto fino tardi. Ci metto la sveglia, un po' più forte, ci prendo le sigarette e ce le butto via. Ecco. Che borsa, eh? Non potrai più sporcare in casa. E poi neanche sporcare il bagno, se c'è una gocciolina, bisogna che la pulisci. Perché sai, loro, caro, hai pulito lì? Caro, hai pulito là? Ti manda via, se non pulisci, capito? Ti manda a casa tua. Fratelli e sorelle, siamo riuniti con gioia nella casa del Signore il giorno in cui danno formare la tua famiglia. Quindi Stefano e Michele. Bell'uomo, vieni qua da me che ti faccio due spaghetti alla matriciana. No, non vengo. Perché? Perché sono cattivi. Allora vai a quel paese. Ecco. Vai a putini di putini. Io ci metto poca besciamella, poco sale, lasagne leggere. Siamo loro vicini, come ha fatto, come ci si apre chi è fraterna. Ascoltiamo attentamente insieme a loro la parola che di oggi ci rivolge il mio e questa della Chiesa. Supplichiamo Dio Padre per questo nostro Signore, perché benedica questi suoi figli che stanno per celebrare il matrimonio, e accoglie nel suo amore e costruisca in unità. Carissimi Claudio e Rita. Carissimi Michele e Stefania. Carissimi Michele e Stefania. Siete venuti insieme? Siete venuti insieme. Nella casa del padre. Nella casa del padre. Perché la vostra decisione? Perché la vostra decisione? Di unirvi in matrimonio. Unirvi in matrimonio. Riceva il suo sigillo. Riceva il suo sigillo. E la sua consacrazione. La sua consacrazione. Pertanto vi chiedo. Tanto vi chiedo. Di esprimere. Di esprimere. Davanti alla Chiesa, Chiesa le vostre intenzioni. Le vostre intenzioni. Dai, Gio. Quali sono le loro intenzioni? Michele fa il matrimonio. Il matrimonio. Ma rientra moglie. Allora fate la cerimonia. Voi tu mi chiedi di prendere la Steffi. Come tua sposa? Sì, la sposa. Tu la mangia. Sì, va bene. E tu Steffi vuoi Michele? Vuoi tu prendere Michele? Michele? Tutto bene? No, Steffi. Steffi? Sì. Dici che vuoi? Dici che vuoi, Michele? Non lo voglio. Non lo vuole. Non lo vuole? E come facciamo allora? Sì. Sì, la voglio. Sì. Sì, ne voglio. Alleluia! Mi chiamo marito e moglie. Dica di moglie. La messa è finita, non è andata in pace. È finita la messa a pace. E perché siete arrivati in ritardo?